non cambiano, se non fanno i protocolli, diventa difficile, perché ogni settimana c'è qualcosa, c'è un positivo per squadra. Stiamo vivendo un momento molto difficile della nostra vita e credo che sotto gli occhi di tutti, però per l'impegno che si ha in Serie D, io l'avvicino molto alla Serie C per l'impegno sia economico, societario, che sia per i giocatori, per gli allenamenti che si fanno, dovremmo fare i stessi protocolli che fanno la C per cercare di dare una continuità al campionato. Bisogna avere una mano dalla Lega Nazionale e tanti, si fanno già tanti sacrifici per allestire una squadra, si spendono dei soldi e credo che non si può fermare per dei protocolli. Sempre avendo degli aiuti esterni, perché secondo me sono fondamentali per la società. Sappiamo che ci stanno dei protocolli che la Lega Nazionale sta varando, speriamo che al più presto vengano fuori, perché se no andiamo incontro a rinvii tutte le settimane e quindi il campionato verrà falsato, perché noi dobbiamo recuperare una partita, il campo basso deve recuperare partite, poi sono squadre che devono recuperare due o tre partite, diventa un campionato la Reganatese, quindi diventa un campionato troppo falsato. Poi c'è il pericolo di magari di giocare tante partite ravvicinate, poi quando speriamo questa pandemia maledetta va via. Ripartire non sarà semplice per nessuno, perché poi questa sosta forzata, anche se ci siamo allenati sempre, la cosa più difficile è tenere alta l'attenzione. La squadra stava facendo delle grandi cose, stava benissimo e mi auguro che con gli allenamenti che abbiamo fatto riusciamo a ripartire nella stessa maniera. E quindi ci auguriamo di ripartire bene. Per quanto riguarda l'Aprilia, l'ho guardata. Incontriamo una squadra che secondo me non è una squadra da ultimo posto perché ha giocatori importanti. E quindi troveremo una squadra forte che, come ce ne sono tante in questo campionato di Serie D di quest'anno, perché credo che sia molto livellato in alto. E quindi domenica dovremmo ripartire forti sperando di giocare. E troveremo davanti sicuramente una squadra forte.